Non crederete? Abbiamo fatto un casino. Oh mio Dio! Ai nostri occhi! Mio figlio poteva morire! In questo episodio del... Dalle stalle alle stalle, la serie più povera di YouTube. Ho creato un account su Magic Online spendendo circa 10 euro. Alla creazione ti vengono accreditati 5 ticket, la valuta del gioco, abbreviati TIX. Ogni ticket ha un valore di circa 1 euro. Insieme ai TIX ti vengono forniti dei punti giocatore, abbreviati PP. Una valuta alternativa non scambiabile e spendibile unicamente per le iscrizioni ai tornei. 10 punti giocatore valgono un ticket e noi ne avevamo 90, poco più di quelli che servivano per iscriverci al nostro primo torneo. Aggiungendo qualcosina ai 5 ticket introduttivi, sono riuscito a montare un mazzo pauper competitivo spendendo meno di 10 ticket, ovvero meno di 15 euro, se consideriamo anche i soldi spesi per l'account. Purtroppo, però, non mi sono mai potuto permettere Thorn of the Black Rose, una carta importantissima per questo mazzo, solitamente usata in mono o bicopia, ma che costa la bellezza di 5 ticket. Sarà quindi proprio l'assassina della rosa nera il nostro primo obiettivo, in modo da completare il nostro mono-nero control, tornare in pari e guadagnarci i ticket per i prossimi mazzi. Per iscriverci a una lega, ovvero a un torneo, abbiamo bisogno di 80 punti giocatore, oppure 8 ticket. Ogni lega consiste in 5 incontri alla meglio di 3 e solo vincendo almeno 3 match andremo in positivo. È arrivato il momento di fare i conti. In questo primo episodio ho speso circa 15 euro per creare l'account di Magic Online, compreso di ticket e punti giocatori, e comprare le carte per il mio primo mazzo. Nel mio primo torneo ho vinto solo i match contro Aure e Brulosso Control, mentre sono stato sconfitto da Reanimator, Pestilence e Spari. Con il mio risultato ho ottenuto un premio di 40 punti giocatori, che corrispondono a 4 ticket, ovvero circa 4 euro, che, tolti dalla spesa, formano un totale negativo di 11 euro per le nostre tasche. In pratica non sono riuscito neanche a ripagarmi l'iscrizione. Come stabilito dalle regole della sfida, quindi, dovrò attendere l'inizio del mese per ricaricare i ticket sull'account e iscrivermi ad un'altra lega. Prima di giocare ancora, sostituiremo una Gurmgangler con Unearth, mentre il resto del mazzo della side rimarranno invariati. Trovate la lista nella descrizione dei video di ogni incontro oppure nell'analisi del mazzo. Riuscirò a vincere abbastanza incontri per acquistare Thorn of the Black Rose e tornare in pari con le spese? Lo scoprirete solo guardando Dalle stalle alle stalle, la serie più povera di YouTube. Grazie a tutti e alla prossima!